Il Natale si avvicina ed è arrivato il momento giusto per noi filmmaker di ricevere qualche gioiellino nuovo. Benvenuti su Tecofilms, lo show che rende il videomaking accessibile a tutti, soprattutto sotto le feste. Indovinate un po'? Anche a Natale presento io, Daniele. Come vedete dalle grafiche a tema, questa non è una puntata tradizionale. Da oggi iniziamo una piccola serie di special per Natale che, come sapete, rendono tutto molto più bello e divertente. Quando arrivano le feste, come il Natale, i compleanni e così via, è sempre una buona occasione per aggiornare il nostro arsenale cinematografico. Ma che materialismo da due soldi però, eh? Quindi, nel caso non sappiate cosa chiedere a Babbo Natale o chi per lui, ecco alcuni spunti per scrivere la vostra letterina. Di tutti i prodotti citati trovate qua giù i link e come sempre non sto sponsorizzando nessun brand nello specifico. Bravo. La prima cosa che potreste volere è una nuova videocamera, come ad esempio la Canon 750 di Reflex, entry level affidabile e ottima, oppure la 100D, la sorella minore della 750D, ma sempre di grande livello e compatibile con tutti quanti gli obiettivi EF, nel caso ne abbiate già alcuni. Per chi può, parlando di obiettivi, abbiamo il nuovo 50mm 1.8 STM, che tra i soliti vantaggi del 50 però finalmente hanno messo una ghiera per il fuoco decente. Oh! Se avete bisogno di uno zoom potente, considerate il Tamron 18-200, stabilizzato, adattabile sia a Canon che Nikon, ed è un ottimo tele per iniziare. Un obiettivo migliore è sicuramente il Canon 24-105L F4, uno degli imbattibili con ultrasonic, stabilizzazione, apertura F4 costante, ma di questo ne parleremo in un episodio futuro. Passando per casa Sony, ecco la RX10, la mia attuale compagna di merende, oppure il modello aggiornato con il Super Slow Mo, 4K, la solita ottica Zeiss 2.8. Se invece volete una macchina con obiettivi intercambiati, nessun dubbio, Sony Alpha 7S, regina delle mirrorless, costo setta, non si può battere in scarse condizioni di luce. E delle GoPro non vogliamo dire nulla? Ci sono tantissimi modelli, ma secondo me la migliore è la GoPro Hero 4 Black Edition. Compatta, gira in 4K, fa dello slow-mo, è perfetta, va veramente ovunque. Lasciamo perdere videocamere e obiettivi, avete sicuramente bisogno ora di un treppiede. Online ne trovate tantissime a tonnellate, ma vi sconsiglio i soliti plasticotti cinesi. Meglio un treppiede Ravelli come il mio, che è low budget ma comunque molto robusto e stabile. Oppure investite qualcosina in più e scegliete un kit manfrotto, come ad esempio le gambe MVT502AM, costose ma indistruttibili. Oltre ai treppiedi potrebbe tornarvi utile uno stabilizzatore, tipo la Flycam 3000, oppure per i fortunati un DJI Ronin, ma di queste cose ne parleremo in futuro. Che ci è rimasto? Ovviamente parliamo di audio e microfoni. Come microfono di partenza vi consiglio il Rode VideoMic Go, versatile, semplice da usare e non richiede neanche l'alimentazione, oppure un VideoMic Pro, sempre della Rode, è più evoluto del Go e comunque sia è di ottimo livello. C'è anche poi un registratore, lo Zoom H1, molto economico, di buon livello ed è sicuramente il meglio per migliorare l'audio della vostra ripresa. Ultima categoria, le luci. Non sottovalutate il potere della luce quando si fanno video e foto. Come primo accessorio, un faretto LED da montare sulla videocamera può essere veramente fondamentale, anche se poco potente, ma è ottimo per riempire le ombre, schiarire i dettagli. E su Amazon esistono tantissimi modelli, sono tutti simili, hanno basso costo e diciamo non ha senso non averli. Luci più potenti a LED sono ad esempio lo Yongnuo, si pronuncia così, 300 LED. Potente, fantastico, c'è anche la versione da 600. La bellezza di LED è la possibilità di poter alimentare con batterie, quindi non siete vincolati dalla rete elettrica. Fantastico. Per concludere ovviamente ci sono valanghe di accessori, dei quali non ho potuto ancora dire nulla, come ad esempio monitor, spallacci, cage, stativi, fondali, sicuramente avremo modo di parlarne nelle prossime puntate. Ultimissimo consiglio, comprate un buon software per video editing, per poter ottimizzare il massimo le vostre riprese. Quale scegliere? Nessun problema, abbiamo un episodio qui dedicato, il link, indovinate un po', sta qua giù. Detto tutto, fate i bravi, passate delle belle feste e fate video cazzuti. Tanto vale, iscrivetevi al canale che non mi offendo ed ecco a voi anche i link dei social dove potete farmi una domanda, un insulto, un saluto, stalkerarmi, quello che volete. Questo è Tecofilms, ci vediamo nella prossima puntata, buon Natale e ciao! E stop!